Attenzione a come si conserva il pesce in vendita nei nostri mercati. A denunciare la situazione di alcune pescherie del Veneziano è la Federconsumatori, che punta il dito contro la mancata osservanza delle regole sanitarie prescritte per legge e sollecita da un lato controlli adeguati e frequenti, dall'altro invita i cittadini a segnalare situazioni particolarmente degradate e astenersi dal rifornirsi di pesce in quegli esercizi che non rispettano le leggi. Ma cosa prevedono le norme? Intanto che la temperatura di conservazione del pesce sia tra 0 e 4 gradi, che i prodotti siano ricoperti da ghiaccio, che i vassoi da esposizione siano dotati di scarico per l'acqua di formazione dallo scioglimento del ghiaccio. Secondo i controlli effettuati dall'Associazione dei Consumatori Veneziani, invece, la situazione di diverse pescherie e mercati rionali sarebbe diversa. Spesso il pesce è conservato in banchi per esposizione, non sempre refrigerati. Anzi, il più delle volte è messo in vendita nelle cassette in polistirolo per il trasporto. Le stesse, nella migliore delle ipotesi, appoggiate direttamente su banchi refrigerati o su uno strato di ghiaccio, dato che il polistirolo è un materiale isolante, essendo poi le cassette prive di fori di scarico, si preferisce non mettere il ghiaccio per evitare che si riempiano d'acqua. Parte di questi prodotti invenduti, poi osserva Federconsumatori, saranno posti in vendita nei giorni successivi. A qualcuno potrà apparire cosa da poco, ma in ballo potrebbe esserci addirittura la salute dell'acquirente. La conservazione del pesce è materia molto delicata, in quanto ha carni povere in collagene e grasse, particolarmente tenere, dove batteri e virus possono annidarsi e proliferare fino in profondità.